Dimmi quando devo girare. Va piano. Vedo anche lì. Allora, questa è la copertina del... Questo è il servizio realizzato a Maurizio Mariotti. Ecco, del libro. Il finale della copertina, un Buscaglione e i Brutus. Ancora. Questa è la prima formazione con il nome Giullari, con elementi trovati sul marciapiede. Sì, il tempo fermo prima per leggere. Sulla sinistra Mimmo Guadagni a 17 anni. Adesso altra fase dell'orchestra con Cesare Cardai, Sauro, Beppe Alessia contrabbasso, nonché trombone e Mico alla batteria, qui sax di Sauro allo sfondo delle tombe, la pagina accanto, un'altra foto completa del complesso. Una seconda. Ancora una. Poi con la copertina di un filmino girato in ensemble con tre cineprese, la custodia del Sospento il Sole. Poi a Dionigi, Antonio Ballini, Giuseppe Alessi, in una serata, in una sala al club di Lucina, in estate, girato nel giardino. Questo è il biglietto da visita dell'orchestra, con i nomi, si vede, non lo so. Ora vediamo in fondo, anche qua. Bene, gira. Ora c'è da girare un'altra pagina. Oh, fondo, fondo. In un'altra. Qui si riporta un'altra foto dell'orchestra. Nico alla batteria. Altre foto del complesso. Non ci vediamo intanto allora, nel locale dell'SMS di Soffiano. Nel fondo. Questo è un complesso di amici che si chiamavano Florian Boys, che facevano servizio fisso al locale da ballo della... come si chiama? Di nuovo? Di nuovo. Siamo stati anche noi. Questo è un poster dell'orchestra degli Storm in una serata danzante a Circolo Perda di Fiedi. Questo è un altro servizio che suonammo a Teatro Verdi di Campi Bisenzio per una trasmissione organizzata da Silvio Gigli da Rai per pubblicizzare la Rai il sottotitolo Radio Necessaria. Anche qui Beppe Alessi, dove si presentò lui con il clarinetto, Mimmo e Mimmo. Io dovevo avere la registrazione di questo dalla radio. Ora? Allora bisogna andare a cercare l'ultima pagina. Aspetta, tanto va bene, se si pesca qualche altra pagina non importa, se si vede cosa c'è. Hai detto, ecco, è qui? No. Non è che tanto si appicchiano. No, qui? No, ancora. Ecco. Questa è la... Questa è la... Qui c'è Nico alle tombe, o le conghe. Qui c'è un servizio raccontato con un sacco di errori. Vai dentro, almeno si può vedere. Annico
la storia di questo complesso. Con grande vergogna di Franco Cerri è stato abbinato al nostro, complesso. Nostro complesso. Ciao a Franco Cerri. Finisci. Trovati in film, Ivo. Ma questo fa il film, eh? Quindi anche si sta facendo il film, eh? Anche il video? Sì. Anche con l'audio, eh? Sì. Bene. Comincia di nostro, vai. Bene. Devi leggere. E primo piano tu? Vediamo. Quello lì, vedi, dove si vede che una versione si è spento il sole. Qui la prima volta eravamo tutti, eh? Antonio non c'era mai, perché oggi veniva il giovedì e andavano a spasso, a sesto. Quindi da noi un pochino la luce. Prova a spingere, vedi che succede. Le gambe scure, eh? Ma non la schiarisce, viene meglio, vedi? C'è come la sua testa. Ah, a parte non si vede. Questo deve essere scritto in inglese. Sì. Ecco, qui c'è anche... Ora ti giro la pagina, eh? Sì. Mentre tu. Sì, sì, metto qua. Io lo dico, ragazzi. Commenti in tutti i fai. Questi sono i Foreign Boys. Falli te i commenti. Tu conosci tutto, sai. Io mi ricordo di nulla. Questa è l'orchestra dei nostri amici che suonava al Circo delle Vie Nuove e si chiamavano i Foreign Boys. Eccoli. Con tutti i nomi, il dettaglio dei componenti. Il poster del... una giornata dal Circo La Perla di Fredi con il complesso di Stone in serata con una premiazione La ragazza per l'estate dei Dixieland. Questo è il complesso della Rai, quando siamo stati alla sì, Rai qui al concorso, teatro, no, questo era sesto, era Campi Bisenzio, no, Teatro Verde di Campi Bisenzio, sì. Con una trasmissione organizzata da Silvio Gigli, sì, perché andava in onda la domenica mattina. Sì. Queste due fasi del... Sotto. Qui? La pubblicità sulla radio, la radio è necessaria. Sì. Qui con chi sei? Questo con il direttore Rosciale Tigli, una serata fatta a Rosciale Tigli, però non c'è più. C'è da girare? No, va in fondo. Allora provo ad andare in fondo, eh? Tanto faccio una panoramica. Ecco. Vediamo. Forse è peggio, sai? No, forse va bene, sì, va bene. A leggere questa sarà un problema, perché... Però, lasciamola un pochino così. Era un po' troppo mosso. Perché qui non c'era zoom. Ci sarebbe anche la zoom però. No, per dopo. Non me lo fa.
Franco Cerri e il suo complesso. Siamo accanto al grande Franco, eh? Per sua sfortuna.